In questo video cercherò di dare una risposta alla domanda cos'è il deficit? Bene, sentiamo spesso parlare di questo indicatore, del deficit pubblico, ed è un indicatore utilizzato quando sia sulla carta stampata sia in televisione si parla dei conti pubblici, dei conti dello Stato. È importante come aggregato, come valore, perché individua il deficit, lo sbilanciamento tra entrate e uscite delle casse dello Stato. Inoltre, come sappiamo ormai da diversi anni, è un indicatore rilevante nel contesto dell'Unione Europea, perché ci sono dei parametri da rispettare e il più famoso è quello del 3% nel rapporto tra il deficit e il PIL. Ma vediamo un po' più nel dettaglio che cos'è questo deficit. Quindi come si determina il deficit? Semplificando, dovremmo sommare tutte le entrate dello Stato, sottrarre tutte le spese, quindi tutte le uscite, e si osserverà alla fine se il saldo sarà positivo o negativo. Se la differenza sarà un numero positivo, avremo un surplus di bilancio, quindi le tasse superano le spese. Se invece il risultato sarà col segno negativo, avremo un deficit, cioè il caso in cui saranno le spese a superare le entrate. In basso vedete due esempi molto semplici. Il primo caso abbiamo 100 miliardi di entrate, dovute ad esempio alla tassazione, e 110 miliardi di uscite. La differenza, come vedete, è meno 10 miliardi. In questo caso avremo un deficit. Nel secondo caso abbiamo 120 miliardi di entrate, sempre 110 miliardi di uscite, in questo caso la differenza è positiva per 10 miliardi e quindi si registra un surplus di bilancio. Passando da questi dati così molto semplici a qualcosa di più articolato, si può andare ad analizzare una tavola che è stata presentata recentemente nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Il documento di economia e finanza viene presentato in primavera, di solito in aprile. A fine settembre viene presentato appunto l'aggiornamento del documento di economia e finanza, perché ovviamente sono passati dei mesi, si hanno più dati e quindi il governo può presentare nuove previsioni sia sull'andamento generale dell'economia che sui conti pubblici. E quindi da questo documento andrò a prendere una tavola relativa proprio ai conti pubblici. Come vedete, in alto è la tavola del capitolo 3, capitolo terzo, tavola 1.A. In questa tavola vi viene descritto il conto della pubblica amministrazione, PA, a legislazione vigente. Cosa vuol dire a legislazione vigente? Vuol dire che questi calcoli vengono effettuati considerando tutte le leggi già in vigore, non considerando ciò che vuole fare il governo, quindi se vuole attuare politiche espansive o restrittive, politiche fiscali espansive o restrittive. In questo caso ci sono altre tavole che vanno a spiegare come il governo interviene su questi numeri. Per approfondire le politiche fiscali vi rimando ad un video che ho già pubblicato. Ora, in questa prima parte della tavola vedete diversi anni e ci concentriamo sul 2016, che sono ormai dati storici. In questa schermata abbiamo le spese, quindi le uscite. Come vedete, il primo aggregato sono i redditi da lavoro dipendente, quindi sono tutte le somme di stipendi che lo Stato paga ai suoi dipendenti e ammontano a circa 164 miliardi. A seguire abbiamo i consumi intermedi, quindi le spese dei vari apparati dello Stato, che equivalgono a 135 miliardi. Poi abbiamo le prestazioni sociali, pari a 337,5 miliardi, all'interno delle quali abbiamo le pensioni. Poi abbiamo altre spese correnti, che non ho cerchiato, pari a circa 68 miliardi, e la somma di questa prima parte ci dà 704,8 miliardi di euro, che sono appunto le spese correnti del nostro Stato, dello Stato italiano. A queste spese correnti dobbiamo aggiungere gli interessi passivi. Gli interessi passivi sono le somme che lo Stato paga come interessi sui titoli di Stato, quindi sui BOT, sui CCT, sui BTP. Nel 2016 queste somme sono state pari a
66,4 miliardi di euro. A queste due somme, quindi a 704,8 e a 66,4, bisogna aggiungere le spese in conto capitale, che sono gli investimenti. Come vedete, nel 2016 le spese correnti, quindi per il funzionamento dell'apparato, sono state pari a 704 miliardi. Le spese in conto capitale, quindi investimenti fissi e contributi in conto capitale, pari a 58 miliardi,7. Questa è una spesa che dovrebbe crescere molto di più rispetto alle spese correnti, perché sono appunto gli investimenti sul futuro dell'Italia, quindi è bene che questa spesa salga un po' nel corso dei prossimi anni. Fatto sta che il totale, che vedete alla fine, il totale delle spese finali, considerando tutto, nel 2016 è stato pari a 830 miliardi ed è dato dalla somma di questi tre aggregati, quindi spese correnti, interessi e spese in conto capitale. Ricordatevi 830 miliardi come totale spese, quindi il totale delle uscite dalle casse dello Stato. Nella seconda parte della tavola abbiamo le entrate e poi i saldi. Per le entrate abbiamo le entrate tributarie, sono state pari a 495,7 miliardi. All'interno di questi miliardi ci sono l'IRPEF, l'IRES, l'IVA e tutte le altre tassazioni. Poi abbiamo 221,5 miliardi di contributi sociali. Abbiamo altre entrate correnti che non rientrano né tra i contributi né tra le entrate tributarie e la somma delle entrate correnti è stata pari a 781 miliardi. Se aggiungiamo altre cifre, altre piccole somme, si arriva alla fine a un totale entrate di 788 miliardi. Quindi si sommano le entrate correnti, le altre entrate e altre somme che non vengono indicate in questa tabella e si arriva alla fine a 788 miliardi. E questo è il dato che dovete tenere a mente. Nella parte finale della tabella abbiamo i saldi, quindi le differenze. Beh, il primo ovviamente è l'indebitamento netto, che sarebbe il nostro deficit, quello che comunemente viene identificato con la parola deficit, che nel 2016 è stato pari a 41,9 miliardi. Quindi la differenza tra il totale uscite che abbiamo visto nello slide precedente e il totale entrate che vedete qui indicato con la freccia è stato pari nel corso del 2016 a 41,9 miliardi, che equivale al 2,5% del PIL. In basso, l'ultima riga, vi viene indicato il PIL dell'Italia. Vi faccio notare che nel 2020, l'ultimo anno di previsione a legislazione vigente, l'indebitamento netto sostanzialmente sarà azzerato e infatti il rapporto deficit-PIL sarà sostanzialmente pari a zero. In questo caso vi ricordo, vi invito a tenere a mente appunto questo saldo, 41,9 miliardi. Ora, riassumendo brevemente, nel corso del 2016 le spese totali dello Stato italiano sono state pari a 830 miliardi, le entrate totali a 788. Il saldo, sostanzialmente la differenza tra le due, è stato pari a 41,9 miliardi di euro. Il PIL nel 2016, il PIL nominale, è stato pari a 1.680 miliardi e quindi facendo il rapporto, quindi la semplice divisione fra meno 41,9 e 1.680, otteniamo il 2,5%. Poiché vi ho citato PIL nominale, vi rinvio a due video, uno su che cos'è il PIL e uno sulla differenza tra PIL reale e nominale per approfondire questo aspetto. Quindi nel 2016 il deficit italiano in valore assoluto è stato pari a 41,9 miliardi di euro. Rispetto al PIL, questi 41,9 miliardi sono stati pari al 2,5%. Cosa abbiamo visto in questa lezione? Abbiamo visto che il saldo di bilancio pubblico si determina come differenza tra le spese e le entrate dello Stato. Se la differenza è negativa, si è in presenza di un deficit, e quindi appunto spese maggiori delle entrate. Se la differenza è positiva,
si è creato un surplus di bilancio, e cioè le entrate sono state superiori alle spese. Nel 2016 e anche nei prossimi anni lo Stato italiano si troverà in deficit, quindi le spese saranno superiori alle entrate, ma la previsione è che questa differenza vada riducendosi nel corso del tempo. Andrà riducendosi nel corso del tempo. Almeno queste sono le previsioni. Io vi ringrazio di aver visto il video e vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati.